Martina e sono quella della libreria divisa per colori. Questa per intenderci. Ma bentrovati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, con i capelli raccolti, che è una cosa più unica che rara perché sono sporchi e non ho fatto in tempo a lavarli. Oggi, allora, mettetevi comodi. Perché in realtà questo video non sarà né troppo lungo né troppo corto, non lo so come sarà, ma sarà molto spinoso per svariati motivi, tra i quali il fatto che oggi parleremo di loro, più precisamente di lui, e vi farò una grossissima premessa. Allora, premetto che io li ho letti tutti e tre. È stata una collaborazione per tutti e tre, e arrivati al terzo, visto, ammesso e non concesso che io avevo praticamente bocciato i primi due e avevo fatto presente appunto che le storie non mi facevano impazzire, sinceramente non avrei mai pensato che mi sarebbe arrivato anche al terzo. Quindi ecco, bene, diciamo che avrei fatto molto a meno, cioè volentieri, avrei fatto molto volentieri a meno di leggere Better Ossessione, ma appunto essendomi stato inviato e essendo io comunque una persona che fa uscire contenuti di qualsiasi libro, e soprattutto nel momento in cui è una collaborazione ed è un gifted by la casa editrice, mi sembrava giusto far uscire questo video. Ammetto che ho letto il libro, non dico per forza, ma solo per farvi la recensione, perché oltre per rispetto nei confronti dell'autrice e della casa editrice, anche perché ho almeno 10 richieste ogni giorno sotto i video virali, sotto i direct, in qualsiasi parte dei miei profili social, che mi chiedono la mia opinione finale sulla storia di Vanessa e Thomas. Cosa penso della storia di Vanessa e Thomas? Penso che sia una storia adatta alle tredicenni, alle quattordicenni del mondo di social di adesso. Penso che sia una storia che, se avessi letto Better anni e anni fa, quindi tra il 2013 e il 2014, quindi più o meno il periodo in cui è uscito After, l'avrei apprezzato molto di più di quello che non l'ho apprezzato adesso a 27 anni. E penso sia una storia con dei cliché che sono praticamente ormai visti e rivisti, il classico bad boy, la classica good girl, che nell'arco della storia poi lei si trasforma e ovviamente diventa più o meno cattiva in base a tutto quello che le succede. Ora, io con questo video ci tengo a non offendere nessuno, a non offendere né l'autrice, Carrie, che tra l'altro è carinissima, né niente, ma questo è né tutte le lettrici di Better, tutto il fandom che Better ha. Però ci tengo a dire che questa è la mia opinione personale e come tale deve essere rispettata. Non ho intenzione di, secondo me è già capitato di ricevere anche messaggi poco carini perché magari non ho apprezzato un libro molto osannato. Ecco, è la mia opinione e come tale deve essere rispettata. Su questa cosa non transigo. Quindi, è migliorato nel corso dei tre volumi Better? Cioè, nel senso, io non ho visto un miglioramento a livello proprio di scrittura. La scrittura di Carrie rimane tale dalla A alla Z, non ho visto un cambiamento, non ho visto un qualcosa, un miglioramento. Ci sono sempre, è tanto prolissa, ci sono tante descrizioni molto ripetitive, però qui voglio scagliare una pietra in maniera positiva nei confronti di Carrie, e dico che è una storia uscita da Wattpad. Non mi sarei aspettata nient'altro, non mi aspetto nient'altro di diverso da quello che ho letto in Better 3. Perché? Perché il finale degno, assolutamente, su questo non dico niente, è il finale degno di una storia d'amore travagliata come quella dei due protagonisti. Ma per la terza volta dico che a me Vanessa e Thomas non sono piaciuti, non ho empatizzato con loro, non sono riuscita a capire, non ho capito lei, non ho capito lui,
la parte iniziale, vi giuro, cioè non sono riuscita ad entrarci in empatia, proprio a livello di carattere, di emozioni, di trasporto, cioè mi è mancata tutta quella parte che di solito io ho. E quindi, nonostante sia il terzo volume di questa serie, nonostante questa serie sia super osannata e abbia milioni di lettori, a me personalmente non mi ha fatto impazzire. Questo lo sapevo, cioè nel senso, chiuso il secondo, io sapevo che nel terzo ci sarebbero state determinate situazioni descritte esattamente in questa maniera. Lo spicy c'è, io ho sempre detto che Carrie è brava nelle scene spicy e lo riconfermo in questo terzo libro, però appunto io sono rimasta molto, cioè non delusa, però non mi aspettavo niente di diverso, non sono rimasta stupita, non mi hanno lasciato niente. È una storia che non è adatta alla Martina lettrice del 2023, anche 2022-2021 quando ho cominciata, ma molto probabilmente se avessi 13-14 anni probabilmente l'avrei amata e apprezzata in maniera diversa e molto molto di più di quello che non l'ho apprezzata in queste tre letture. Quindi, siccome io davvero spero l'ultima sia una delle ultime volte che parlerò di Better e dirò effettivamente quello che ne penso, questo video racchiude un po' tutti e tre i libri che sono qui, ma soprattutto diciamo è la recensione di Better Ossessione. Io non so che altro dirvi a riguardo di questo libro se non quello che ho appena riassunto in praticamente neanche 10 minuti, ecco, neanche 10 minuti, perché davvero non lo attendevo questo libro, cioè sinceramente non ero neanche curiosa di sapere come finiva la storia tra Vanessa e Thomas, perché ero sicura che finiva in quella determinata maniera, con quelle determinate dinamiche e non dico che sia scontato, perché non è scontato, perché nonostante ci siano i classici cliché, comunque Carrie il suo l'ha fatto e l'ha fatto anche bene, anche perché altrimenti non sarebbe stato pubblicato da Salani e non sarebbe arrivato in libreria con milioni di lettori come ha in questo momento Better. È semplicemente una mia opinione, cioè io non voglio, come si dice, influenzare gli altri a non leggere Better perché Better a me non è piaciuto. Io vi influenzo a provare a leggere Better perché sinceramente a me non ha fatto entusiasmare, l'ho trovato ripetitivo, prolisso, i due protagonisti non ci sono entrate in empatia, non ho praticamente amato quasi nulla. Se non appunto le scene spicy, che sono molto spicy ma ben descritte nella loro lunghezza, comunque sono ben fatte. Quindi c'è questo, però io vi invito a leggerlo, a provarci, perché magari quello che non è adatto a me in realtà è adatto a voi. E non sempre in realtà quello che leggo io deve essere per forza, come si dice, scartato a priori, cioè quello che boccio io non deve essere scartato a priori. Magari fateci un pensierino, leggete l'incipit su Amazon, che c'è sempre, ci sono i primi 5 capitoli gratis. È una cosa che consiglio di fare a tante ragazze che magari mi scrivono in privato e mi dicono: no, non so se quel libro fa per me, tu ne hai parlato bene, oppure tu hai bocciato quel libro, però a me ispira. E io consiglio sempre di leggere i primi 5 capitoli, quindi in questo caso vi consiglio di leggere i primi 5 capitoli di Better Collisione e quindi provateci, magari i primi 5 capitoli vi incuriosiscono, arrivate alla fine del primo dite vabbè, provo il secondo, magari alla fine del secondo non vi piace, però intanto avete provato, insomma. Quindi questa è tutto il discorso, tutta la mia recensione, tutta la mia opinione in generale sulla saga di Better, sulla storia e sul finale della storia di Vanessa e Thomas. Come avevo detto nel primo libro, mi è sempre mancato il pop di Thomas, però so che è una scelta dell'autrice e indipendentemente da questo devo ammettere che è arrivata alla fine, nel bene o nel male, tramite le parole di Vanessa sono riuscita comunque a vederlo e a percepirlo un po' di più, a differenza magari del primo volume. E niente, questo è tutto. Io
Io ringrazio comunque tantissimo la casa editrice, appunto, e Carrie per questi gioiellini, ovviamente, che terrò. Dico gioiellini perché in realtà le copertine mi fanno letteralmente impazzire, cioè sono stupende, sia sotto che sopra. Cioè, la mia preferita come copertina è quella del secondo ed è bellissima. Sarà che io amo il rosso in particolare. Però, insomma, devo ammettere che le cover sono bellissime. Poi comunque mi piacciono che nel primo ci siano le spine, il fumo e il serpente nel terzo. Però appunto, ecco, forse una delle poche cose effettivamente, a parte appunto come ha detto lo spicy, che effettivamente mi è piaciuto di questi libri. Quindi, arrivati a questo punto del video, io direi che noi ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube con una nuova video recensione. Se li leggete, se li avete letti, se vi piacciono, se non vi piacciono, fatemelo sapere qui sotto nei commenti o nei direct Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Non lo so, e qui lo ammetto, non lo so se riuscirò a consigliarvi Better 3 con il format ti consiglio un libro non estratto, perché ho fatto fatica anche a trovare un unico POV per farcelo, perché l'ho letto, ma una volta arrivata alla fine, cioè il mio obiettivo mentre leggevo era Better 3 era finirlo, e finirlo per darvi l'opinione finale sulla trilogia, sulla storia. Ma non mi sono concentrata su altro, perché se avessi avuto la testa, molto probabilmente anche per trovare il POV, non sarei riuscita a finirlo in una giornata, ma me ne sarebbero volute almeno tre, perché davvero non avevo lo stimolo di andare avanti, mentre leggevo non riuscivo a focalizzarmi su quello che leggevo. Può aver giocato anche il periodo, però questo è quello che è successo. Quindi, niente, questo è quanto. Quindi da me, dalla saga di Better, è tutto. Noi ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube con un nuovo video. E niente, alla prossima, ciao!